Paolo Travagnin e Paolo Famiglietti presentano Il mondo di Carosone. Porte cazzone con un stemma a rete. Ben ritrovati amici della Radio Vaticana, un saluto da Paolo Famiglietti e Paolo Travagnin. Eccoci pronti per il terzo ed ultimo appuntamento con il mondo di Carosone e non a caso andiamo in onda proprio nel giorno in cui c'è pausa per il Festival di Sanremo, per questa 58esima edizione, perché in qualche maniera c'entra anche il Festival di Sanremo con il mondo di Carosone. Eh sì, hai detto bene, perché come ricordavi, proprio con una canzoncella dolce dolce il maestro si è presentato a Sanremo, una canzone molto molto bella scritta da Claudio Mattone, insomma, che conosciamo tutti per i suoi grandi successi, e molto ben arrangiata, e che fa parte proprio dell'ultimo album che il maestro ha registrato e con il quale noi abbiamo partecipato, che poi fu una sorta di omaggio a Napoli, perché andarono contemporaneamente in quell'edizione del Festival di Sanremo e il maestro Carosone, ma anche tutta la simpatia e l'ironia di Marisa Laurito con il babà è una cosa seria, insomma fu un episodio un po' particolare, però si parlò tantissimo di questo ritorno, perché Renato Carosone era molto intimista nei suoi atteggiamenti, cioè amava molto il suo pubblico, però amava anche molto ritirarsi. Il buon ritiro per Renato Carosone era comunque motivo di stimolo anche per nuovi arrangiamenti e nuove canzoni, e appunto arrivò l'occasione con Claudio Mattone per presentare al Festival di Sanremo. Che ne dici, Paolo? Ascoltiamo subito la canzone e poi la commentiamo insieme. Sì, poi diciamo due cosette. E sì, allora, sì. Una canzoncella dolce dolce. Ha girato mondo sotto un coppa e camminando su arrivate qua, la porta sembra presso pianoforte, ma che non posso stare senza suonare. Facitemi cantare una canzoncella che a tutti quanti voglio dedicare. Voglio cantare una canzoncella dolce dolce che parte da Napoli e lontano può arrivare, una canzoncella che facesse trova pace a tutta gente che in da pace non c'è sta, una canzoncella che trasesse in tuo cuore potesse far rumore a chi non può sentire, la canzoncella che dicesse a tutto quanto pulita va più bene se con te. Mi piace nei guaglioni innamorati, si è vega stretta stretta e si abbraccia, perché se vanno bene uno con l'altro e insieme tutta vita vanno stare. Poi ne bastano pochi sentimenti e può cantare con me chi può cantare. Iamo a cantare una canzoncella dolce dolce che parte Napoli e lontano può arrivare, una canzoncella che facesse trova pace a tutta gente che in da pace non c'è sta, una canzoncella che trasesse in tuo cuore potesse fare un muro per chi non può sentire, una canzoncella che dicesse a tutto quanto pulita va più bene e sono contento. Thank you.
cuore potesse far amore per chi non va sentire. Una canzoncella che dicesse a tutto quanto, pulita va più bene su con te. E questo era il 1989 per il maestro Carosone, un'importante partecipazione al Festival di Sanremo, e come dicevamo con Paolo Travagnin, ne parliamo perché sicuramente di pari passo, insomma, c'è anche un altro festival importante, quello della canzone d'autore, che da sempre raccoglie i migliori nomi, cioè il Club Tenco. Esatto, esatto, infatti ti stavo accennando che, a parte l'invito a Sanremo che lui ha accettato con molte difficoltà, perché lui non era un personaggio da quel tipo di pubblico, e poi sinceramente anch'io ho preferito quando il maestro è stato insignito, diciamo, del premio alla carriera, per il premio Tenco, appunto, sempre a Sanremo, perciò calcando il palco di Sanremo, ma un'esperienza veramente anche questa indimenticabile, perché ritrovarsi, a parte mi ricordo che c'era il primo Ligabue, e perciò questa cena con Guccini allo stesso tavolo, insomma, è stata una cosa, un'esperienza veramente veramente bella, indimenticabile, dove abbiamo presentato anche poi un arrangiamento che discutevamo un po' di tempo fa, che ha riscosso un grandissimo successo, ma ne parliamo magari più tardi. Ecco, potresti però approfittare per lanciare l'indirizzo internet, se qualcuno vuole spulciare, per così dire, navigare sulla rete e trovare qualche video inerente proprio questo album. Sì, sì, di questo tra l'altro gli amici, gli assidui frequentatori di internet, quelli che mi conoscono già sanno di cosa stiamo parlando. Comunque potete visitare prima di tutto il sito della mia trasmissione televisiva, che è Iceberg News, perciò www.icebergnews.it, e da lì anche potete inviarmi delle mail se avete delle curiosità, delle domande, qualsiasi cosa. Io sono felice di sentirvi. È una trasmissione chiaramente basata sullo spettacolo, dove io metto poi in luce e a frutto gli insegnamenti proprio del maestro Carosone, perciò è un lavoro che io ho proseguito su indicazione anche del maestro, di non fermarsi mai, di lavorare sempre sulle proprie cose, di spulciarle, di rettificarle, insomma, di non mollare mai, di andare avanti. E in questa trasmissione io chiaramente parlo di nuovi dell'arte emergente, o dell'arte più o meno sommersa, diciamo, che merita, come appunto il Tenco, eccetera. Però attraverso il sito potete andare a vedere in rete quali video ci sono, e ce ne sono in particolare tre, su YouTube sicuramente li potete trovare, che raggruppano un po' alcune delle esecuzioni che abbiamo così eseguito in Rai o in altri contesti televisivi, e da dove si può un po' evincere appieno il gusto e gli arrangiamenti del maestro, insomma. Noi continuiamo ad ascoltare musica dritta dritta da questo album dell'89. Arriva una simpatica Badù Badù.
scattata, un pari casette, un doppio petto completo e gilet. Sotto calzone, una scarpe capretto e una cravatta firmata Chanel. Una Kawasaki che valvola in testa, che quando parte è più forte in un jet. Il mio tenore di vita è sospetto, je m'en fout e mi bevo un caffè. E la ragazza americana sta in casa Fifth Avenue e ogni fine settimana se figlio di cio te ven a fa badu 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 badu. Io mi sfile cazzette, pura cravatta, magliette o gilet. O dolce dolce non fili in doliette e mi faccio più meglio il weekend. La ragazza americana sta in casa Fifth Avenue e ogni fine settimana se dici a te vena fa badu 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 badu. E mi sfile il cazzetto, pura cravatta, magliette o gilet. O dolce dolce mi infili in doliette e mi faccio più meglio weekend badu badu. E mi faccio più meglio weekend badu badu. E mi faccio più meglio weekend. Oh yes! Un titolo simpatico, tutto lo humor e l'ironia di Renato Carosone da questo album, una canzoncella dolce dolce del 1989, era Badu Badu. Eh sì, sì, simpatica, simpatica canzone, simpatica, simpatica la proposizione che facevamo dal vivo di questo brano che riscuoteva sempre grandissimo successo e simpatia, risate a non finire. Ma e qui torno a ribadire la grandezza del maestro nell'accomunare l'ironia, la parodia e la ferrea preparazione tecnica e il virtuosismo. Cioè tutto quello che era proposto in un concerto dal vivo di Carosone era proposto e posto in maniera così simpatica, così accattivante, che così celava un po' la preparazione tecnica. Mentre per chi conosceva un po' la musica, o chi conosce un po' la musica, o chi conosce un po' questo ambiente, può invece apprezzare l'estrema accuratezza degli assoli, degli interventi, degli arrangiamenti. Insomma, certo. Questa è una dei punti che io ho sempre apprezzato e che sto mettendo in pratica proprio del maestro. Ecco, il suo Carosone, senso di misura. Carosone era così solito accontentare le richieste del pubblico oppure andava per un suo percorso, per un suo excursus musicale di concerto in concerto? Non so, arrivava una richiesta dal pubblico, lui la eseguiva? Guarda, questa è una... Allora, generalmente c'era, come al solito, una ferrea scaletta. Perciò prima di entrare richiamava tutto il gruppo e consegnava a ciascuno un foglietto con la scaletta. Chiaramente non era così ferrea poi, perché dipendeva un po' dallo status proprio, certo, dal mood della serata, perciò poteva avere qualche cambiamento. Anzi, è simpatico il cambiamento repentino che lui faceva e non comunicava a nessuno, perché lo decideva lì per lì nella serata. Ed era anche spiazzante. Esatto, ma immediatamente il gruppo cambiava testa, cambiava strumenti, cambiava il tutto in una frazione di secondo appena sentiva la prima nota che usciva dal suo pianoforte, proprio senza neanche sapere come eravamo così affiatati. È una cosa incredibile. Un'altra firma del maestro Carosone si chiama Lettera da Milano.